Conosci questa ragazza? Io penso proprio di no. Si chiama Dinfna, è una santa, una martire ed è patrona dei malati mentali. E la sua storia è veramente incredibile. Dinfna nasce in Irlanda nel VII secolo, da un padre re pagano e da una madre cristiana. E sarà proprio la madre che la avvierà verso il cristianesimo con l'aiuto del parroco locale Gerberno. Tutta la loro vita scorre liscia circa fino verso i 14 anni, in cui Dinfna perde sua madre e il suo padre impazzisce dal dolore e crolla in una depressione molto profonda, che lo spinge a cercare un'altra donna bella come la madre da poter risposare. La ricerca non fu affatto semplice e un suo consigliere gli propose una cosa veramente orrenda. Gli disse: "Vedi tua figlia, è identica a tua madre, perché non provi a sposare lei?" E suo padre rimase incredulo a questa affermazione e disse: "Hai proprio ragione, voglio chiedere la mano di mia figlia, voglio avere mia figlia in sposa perché in questo modo io riesco a portare avanti la mia storia d'amore con la defunta moglie." Ovviamente Dinfna rifiutò, ebbe paura. Di fronte a una cosa del genere non sapeva come comportarsi e Gerberno l'aiutò a fuggire dalla loro città natale verso l'Europa. Quindi si imbarcarono, scapparono dal loro paese di nascita, in Irlanda, si imbarcarono in destinazione Europa, scesero ad Anversa e si dirisero verso Gel, in Belgio. Non fu difficile per suo padre e il suo esercito trovare questi fuggitivi in una piccola chiesa nascosti a Ghel, ritirati a vita monastica. E una volta trovati, suo padre tentò nuovamente la richiesta folle del matrimonio con la figlia, che rifiutò, e per questo suo rifiuto furono decapitati sia lei che Gerberno. Ma che cos'ha di così incredibile la storia di Santa Dinfna? Il fenomeno particolare di tutto questo racconto si ha molti anni dopo, quando circolano delle voci tipo leggenda che alcuni pazienti, alcuni pazzi alienati, fossero guariti dalla loro follia girando e vivendo nel paese di Ghel. E quindi da questa notizia ti puoi immaginare non ci è voluto molto tempo per far spargere la voce anche fuori da questa cittadina, nei paesi esterni, e mandare tutti quanti gli alienati in questo paese in attesa del miracolo. Questo miracolo di Santa Dinfna era talmente entrato nella cultura popolare che anche il padre di Van Gogh voleva mandare suo figlio per tentare una cura per la sua follia. E per arginare questo flusso di alienati che si dirigevano verso questa piccola cittadina belga, l'amministrazione locale con i parroci e i cittadini di Ghel si riunirono cercando di trovare una soluzione. In attesa che si verifichi il miracolo, bisogna trattenerli qua. Questa era la soluzione che è stata proposta. Praticamente tutte le persone alienate che hanno frequentato questa cittadina venivano incluse in casa, gli veniva dato un lavoro, venivano in qualche modo introdotti nel tessuto sociale perché bisognava aspettare il miracolo. Alla fine di tutto, il miracolo vero e proprio non è mai avvenuto. Però, se ci pensi bene, non è forse questo il miracolo di Santa Dinfna? Non è stato quello di reinserire le persone nel suo tessuto sociale il miracolo di Santa Dinfna? Non è stato trattare sani e malati sullo stesso pari, dare un lavoro, dare una dignità a queste persone, il miracolo di Santa Dinfna? Involontariamente i cittadini di Ghel avevano creato la prima comunità terapeutica aperta del mondo. Ed è veramente un miracolo. Quello che oggi possiamo vedere nelle case famiglia, là esisteva già. Semplicemente perché hanno trattato le persone come esseri viventi e non come malati da isolare. Questa storia mi ha insegnato che a volte basta fermarsi, guardarsi un attimino intorno per trovare il miracolo che stiamo aspettando, perché non è detto che abbia la forma o il volto che ci aspettiamo noi. Magari è qualcosa che
che si nasconde nel tessuto quotidiano, che si nasconde nei piccoli gesti. Magari è già sotto i nostri occhi e non lo vediamo. Si nasconde dietro l'umiltà, dietro il rispetto, dietro la fratellanza, dietro tutti quei comportamenti che i cittadini di Ghel hanno fatto nei confronti degli alienati. Mentre tutti si aspettavano qualcosa di diverso, questo era il miracolo di Santa Tinfna, aver integrato perfettamente sani e malati in un'unica sola grande categoria, quella degli uomini. Ti ringrazio di cuore per la visualizzazione e grazie a Santa Dinfna per questo incredibile miracolo e per questa incredibile storia. A presto!